ritorno a occuparmi di Iris. Povera Iris, con tutti i cani che arrivano qui in canile, come si fa a concentrarsi su di lei? Come si fa? E quindi Iris è qui che aspetta, sono 2 anni ormai, ne ha 3 in tutto la piccina. 2 anni che aspetta in questi box, passando di box in box, prima sta in uno, poi la passano nell'altro, poi le cambiano compagno, insomma, tutti vanno in famiglia, sembra, tranne Iris. Iris è una Breton pura, stupenda, abbandonata perché è malata di leishmaniosi, abbandonata con il microchip, sicché noi siamo risaliti al proprietario e alla fine, per il bene di Iris, gli abbiamo chiesto di cedercela. Certo, noi la teniamo meglio di come la teneva lui, un cacciatore, questo sì, però un cane come Iris, che è affettuosissimo, guardate, tenero, bisognoso di coccole, in un canile non sta bene, non stava bene dal cacciatore e non sta bene nemmeno con noi. Durante la sua permanenza qui in canile Iris è stata curata meravigliosamente, della leishmania non c'è più traccia in lei. Proprio di recente, grazie a una donazione, ha fatto un test, ha fatto praticamente l'elettroforesi, quello che consente di vedere, di capire a che punto sono le sue gamma, e beh, le sue gamma erano perfette. Iris sta bene, al momento non ha bisogno di essere curata per la leishmaniosi, prende semplicemente la compressa di mantenimento, tutto qua. Nonostante sia guarita, è difficile trovare qualcuno che l'adotti, perché la malattia della leishmaniosi fa molta paura alle persone. In realtà non ci sarebbe da avere paura, una volta controllata, come abbiamo fatto noi. La leishmaniosi di Iris è praticamente sotto controllo, prende la compressa e basta. Qual è però l'impegno di un adottante di cani leishmaniotici? Qual è? Quale deve essere? Quello di fare un test sul sangue ogni 6 mesi alla cagnolina. Ogni 6 mesi lei dovrà fare un elettroforesi, che non ha un grande costo assolutamente, però ad alcuni può non andar bene questa cosa qui, e infatti Iris ancora non ha trovato la persona disposta a prendersi cura di lei in questo modo. Un cane leishmaniotico controllato, che ha fatto all'inizio una cura buona come l'ha fatto Iris, non ricade più nella malattia, è molto molto difficile. Si fanno solo a scopo preventivo gli esami. Insomma, non c'è motivo di non adottare Iris. Ma guardate quanto è bella. Adesso l'unica cosa che è diventata cicciona con la sterilizzazione, Iris, ma tu mi vieni sempre vicino e non ti fai vedere con la telecamera. Vediamo un po' se riusciamo a inquadrarti così. Eccoti qui. Povera Iris. Eppure lei ha ancora tanta voglia di correre, si scatena. Tutti i Breton sono così. Hanno bisogno di sfogare le loro energie. Lei qui purtroppo, guardate, ha il secchio delle crocchette sempre pieno a disposizione. È naturale che ingrossi. Se portata in una famiglia, questo non accadrà, lei potrà benissimo dimagrire, perché acquisterete per lei un cibo del tipo light, lo doserete e la dolce Iris riacquisterà la sua forma e tutta la sua bellezza. Anche se bella lo è lo stesso, guardatela. Guardate che meraviglia Iris, guardate. Che bel pelo, che belle orecchie. Che begli occhi, tutta bella, tutta bella, tutta bella, eppure qui in canile. Iris, oggi ci riproviamo con te, vediamo se qualcuno capita sul tuo annuncio e chiama. Sì, dai, non finirai i tuoi giorni qui in canile. Ci sono persino persone che ti vogliono bene a distanza e che ogni tanto mandano un pensierino per te. Pensa un po', pensa quanto sei fortunata rispetto ad altri cani. Quindi questo è un buon segno, il segno che tu piaci e che prima o poi uscirai di qui. Ciao piccola, devo andare, è tardi, torno sempre tardi a casa io. Ciao piccola, buona fortuna.